Cultura e identità, contrariamente a ciò che molti pensano, non è un movimento politico, tantomeno un partito, è semplicemente un'associazione che tende alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, sostiene chi produce cultura, difende l'identità di ogni collettività, perché ogni comune ha delle peculiarità uniche, che andrebbero fatte conoscere al grande pubblico e che potrebbero diventare il volano per uno sviluppo sia economico che sociale. Uno dei modi migliori per raggiungere questi scopi è quello di organizzare manifestazioni che mirino alla promozione turistica e culturale dei luoghi dove si svolgono, dalle radici storiche di queste città e dei legami con il territorio che le circondano. In questi giorni l'associazione è sbarcata a Vibo Valentia con la sesta edizione del Festival di Cultura e Identità, una due giorni che ha visto l'inaugurazione presso l'atrio del maestoso Palazzo Gagliardi, dove il padrone di casa, Edoardo Silos Labini, direttore e fondatore di Cultura e Identità, ha interloquito con il sindaco della città Maria Limardo, l'assessore all'innovazione tecnologica Michele Falduto, e durante la quale si sono anche presentati i libri di Cristiana La Serra, La Calabria dalla tarda antichità al Medioevo e Un'arma nel cuore del manager, ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, nonché infiltrato nelle mafie, Angelo Iannone. Ad accompagnare Silos Labini nella conduzione della serata, la voce del soprano calabrese e la cantante lirica Teresa Cardace. Dopo il successo di Senigallia di un mese fa, abbiamo fatto il giro d'Italia in questi anni, dal Salento alla Liguria, alla Spezia, poi in Ciociaria ad Anagni, poi a Casale Monferrato e poi a Senigallia, oggi qui in Calabria. La prima volta che veniamo in Calabria col festival e siamo partiti alla grande. Tappe nell'Italia dei comuni con gli stessi che l'hanno fatta grande. Sono città con un'anima che va preservata, che va difesa. In Italia ci sono 7.904 comuni, il 70% circa sono di meno di 10.000 abitanti e sono il tessuto del nostro paese, e da lì dobbiamo ricominciare in un mondo globalizzato, difendere la nostra cultura, la nostra arte, le nostre radici, le nostre tradizioni, anche in un modo contemporaneo, e ripopolare i nostri splendidi borghi. Quindi rivedere il globalismo in una versione nuova, partendo dalle unicità. Assolutamente, il globalismo ci vuole tutti fintamente uguali. Noi sfruttiamo il fatto di poter comunicare così velocemente oggi con la globalizzazione, però poi facciamo vedere che siamo il paese più bello del mondo e preserviamo per esempio le aziende del Made in Italy, le aziende che nascevano dalle province che poi sono diventati marchi famosi in tutto il mondo, no? Questa è l'Italia e questa va recuperata, l'Italia delle città identitarie.